La salute di Gamici abbiamo ritrovato per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi parleremo di uno dei temi più discussi delle ultime settimane, l'ergastolo post-attivo. Ne parliamo in studio con Gino Salavini, criminologo, medico legale e scrittore. Vi voglio presentare anche questo che faccio vedere il libro, L'ultima fatica di Gino, un libro che consiglio a tutti e che sta andando dentro che non solo in Italia ma anche in Europa. A poco Gino c'è il dottor Raimondo Orrù, vice procuratore onorario della Procura di Roma. Benvenuto tra noi, signor procuratore. E poi Gianfranco Marullo, amico di Vecchia Gatta, criminologo. A quanto a me, naturalmente, c'è Serena Giulia Gaste. Bentornata tra noi, Giulia. Grazie. Poi sentiremo anche la tua voce, ci leggerai qualcosa di interessante legata alla sentenza della Corte Costituzionale. Allora, prima di iniziare il dibattito, io direi di far vedere il video, un video veramente girato e prodotto dagli ergastolani costativi, per cui direttamente le persone interessate a questo tema, che sono in Italia dovrebbero essere circa 1500-1530. Sono Mario Trudu, mi trovo in carcere dal 1979 e come me ce ne sono molti altri, perché molti non sanno, o ancor peggio fanno finta di non sapere, che i tipi di ergastolo sono due, quello normale che manca di umanità, ma ti lascia almeno una speranza, e quello stativo che ti condanna a morte facendoti restare vivo. L'ergastolo stativo nasce nel 1992. Da questa data ritorna in Italia la pena perpetua, o meglio, la pena di morte viva. Per questo, molti ergastolani non possono usufruire di alcuni benefici penitenziari e di fatto sono condannati a morire in carcere, se non si baratta la propria libertà con quella di un altro. Così, quando si parla di reinserimento o riabilitazione per un ergastolano stativo, di che cosa si sta parlando? È un po' come nel ricovero di animali abbandonati, dove le persone per bene, almeno così dicono loro di essere, ti fanno una carezza, una smorfia, e alla fine ti lasciano lì, con i tuoi impegni vani e le tue speranze perse. Il verbo scontare ha fatto emergere in noi una riflessione. Si dice infatti sconta la tua pena. Ma dov'è l'efficacia della pena, se questa poi non ha un fine? Diventa così assurda e contraddittoria la frase sconta l'ergastolo. Dottor Rudu, abbiamo visto che si è mancato prima di aprire il dibattito, mi scusi, mi stavo scordando, vorrei ricordare Mario Trudu, colui che ha parlato, ha detto quelle parole che secondo me sono molto, molto toccanti. Mario è morto dopo 41 anni in carcere a Oristano senza poter neanche rientrare a casa sua. Questa penso che sia una cosa vergognosa. Prima di tutto c'è l'umanità, poi c'è anche tutto il resto. Ecco, dottor Rudu, Mario Trudu ha detto delle cose molto, molto toccanti. Allora, l'ergastolo dà qualche speranza, perché lui è quello che ha portato alla rieducazione, se vogliamo chiamarla così, per un possibile futuro reinserimento, cioè ha tutto da guadagnare, perché comportarsi bene in carcere, in vista di una speranza di poter uscire e rifarsi anche per pochi anni che possono restare, rifarsi una vita da uomo libero. Lo stativo l'ha chiamata pena di morte viva. Parole pesantissima. Oggettivamente, dottor Mura, lei oggi sta affrontando un tema di grande attualità che allo stesso tempo scuote un po' le coscienze di tutti quanti noi rispetto alle condizioni di questi 1500 ergastolani stativi. Parliamoci in termini molto chiari: la nostra Costituzione parla di educazione, recupero che nelle nostre carceri è impossibile i numeri di coloro che sono all'interno di questi istituti in una sorta di sovraffollamento. Oltre a questo si va ad aggiungere un problema.
massimo evidentissimo. Il Gattolano Stativo è colui che non ha collaborato, dottor Mura, ha commesso spesso reati gravissimi ed infamanti, e lo Stato nel 90, proprio per contrastare la mafia, cerca di obbligare, incentivando la delazione, il pentimento, cerca di ottenere informazioni. Ora il tema che ha sottoposto la CEDU per prima al legislatore italiano, perché intervenisse nella Corte Costituzionale recentemente, non può esservi un obbligo di delazione o di pentimento, perché peraltro non si tratterebbe neanche di un'attività spontanea dell'ergastolano, e non possiamo soprattutto obbligare al pentimento chi magari non lo vuole, non vuole esporre la propria famiglia ai conseguenti rischi. Parliamoci chiaro, il mafioso che parla, che collabora con le autorità, talvolta teme per i propri familiari, spesso teme per i propri familiari o per il cambio di vita che consegue alla protezione anche dei propri familiari. Poi però ci troviamo, e quindi è chiaro che il provare di essersi allontanati dall'associazione diventa qualcosa di difficile per il condannato. Noi dobbiamo far sì che il giudice possa, così come ha detto la stessa Corte recentemente, la Corte Costituzionale, dobbiamo verificare concretamente, caso per caso, attraverso i giudici, se vi è questo allontanamento. E diciamo che dopo 20 anni di reclusione, forse che ci sia un distacco diventa ragionevole pensarlo. Quindi diamo ai giudici la possibilità di determinare se quel singolo soggetto continua a mantenere una sua pericolosità, se quel soggetto ha cominciato una fase di recupero o è stato recuperato, e cominciamo anche in questi casi a dare quei permessi premi, la possibilità del lavoro esterno, e cerchiamo di recuperare anche i peggiori soggetti. Se poi lei mi dice, dottor Mura, cosa pensi ad esempio di un mafioso che qualche anno fa viene arrestato e accusato ed ha confessato anche lo strangolamento di un bambino, se questi a mio avviso può beneficiare di permessi brevi e quant'altro, io gli dico che ho difficoltà a ritenere che questa persona possa essere recuperata. Chi ha strangolato con le proprie mani un bambino e poi lo ha risolto nell'acido, onestamente lo vedo in una condizione di irrecuperabilità. E invece il paradosso italiano è che quella persona, collaborando ed essendo sicuramente utile alla giustizia italiana, ha quei permessi premio, ha quei permessi premio e ha tante di quelle possibilità che allo stesso presentatore di questo servizio non è concesso. E io, diciamo, anche per quello che ho sentito, già lo riterrei per quello, per quanto ha detto, un soggetto che ha sicuramente ormai un percorso di recupero. Il carcere comunque non può essere una pena di morte, quello è evidente, qui è una pena di morte civile senza speranze, allora tanto varrebbe restaurare la pena capitale anche nel nostro paese. Sì, infatti la pena capitale mascherata. Allora, è un arcaismo. A me piace sempre fare un po' di ricerca, no? Carcere deriva dall'aramaico carcar, che significa cumulare, seppellire. Questo ci deve far riflettere, no? Quindi è una sorta di ritorno a qualcosa di molto arcaico, un carcere non assolutamente educativo, un carcere che sanziona una pena retributiva, occhio per occhio, dente per dente. Io stavo di fronte a crimini che sono inenarrabili, ingiustificabili, inaccettabili, sostengo la pietas, sostengo la possibilità di recupero e atto il carcere statuto. Era un'altra Italia, era un'altra epoca, lo Stato era stato attaccato in maniera violentissima dalla mafia e l'Italia si è difesa. E a quel punto io posso dire che in quel momento storico andava fatto proprio per debellare
grazie al cielo lo Stato sia riuscito, l'attacco mafioso. Oggi bisogna però ripensarci. Bisogna ripensarci perché? Io parlo anche di comunicazione mediatica, no? Quanto farebbe bene a una società un mafioso veramente pentito e rieducato che andasse sistematicamente in televisione e nella vita a dimostrare la possibilità di rientrare nella vita civile, di rieducarsi, di diventare da animale uomo, perché sono animali i mafiosi, sono animali di un grande vizio, sono animali camorristi. In un'epoca in cui, ecco, va molto di moda vedere fiction, peraltro straordinario tecnicamente, in cui i ragazzi addirittura si identificano con personaggi estremamente negativi, quanto ci farebbe bene oggi dimostrare che il carcere può rieducare? Io sono d'accordo con il procuratore Orru, quanto è difficile nelle carceri italiane fare anche un minimo percorso di rieducazione. Sovraffollamento, scarsità di educatori, scarsità di psicologi, percorsi difficilissimi. Forse c'è solo Volterra, che è un esempio straordinario, dove c'è la famosa compagnia teatrale che gira l'Italia e che addirittura presta grandi attori al cinema e al teatro. Ecco, questo è il fatto. Bilanciare la necessità di difesa di uno Stato attaccato, 1992, con una ricerca attuale di miglioramento della società. Io non credo che l'uomo sia sempre lupo, come ha detto prima Plauto nell'Asinaria, e poi gli ha copiato Hobbes nel Decine, e tutti diciamo che l'ha detto Thomas Hobbes, quando invece l'aveva detto il latino Plauto. Gli uomini sono tutti lupi? Io ritengo proprio di no. Ritengo che ci sia sempre e comunque un percorso di educazione. Tolto personalità come quelle che prima citava il procuratore Orru, c'è poco da fare, ci sono anche gli irridimibili. E per questo bisognerebbe, poi, diceva il procuratore, dei giudici. No, io vorrei proprio allestire delle equip dove ci sono lo psicologo, il criminologo, il giudice esperto di diritto, l'avvocato esterno, membri della società civile, un po' come avvenne in Sudafrica dopo l'apartheid. Dopo l'apartheid in Sudafrica avrebbero dovuto arrestare un po' tutti quelli che avevano fatto dei crimini efferati e terribili contro le comunità di colore. Fecero i processi di riconciliazione, dove le persone si autoaccusarono, ma veramente, e ottennero il perdono da parte della società. Esempio straordinario quello del Sudafrica. Ben più difficile in Italia, perché sappiamo che non c'è il fatto della lotta in qualche maniera xenofoba, dell'etnia, in qualcosa di malavitoso, di feroce, erano entrati nei nostri meccanismi. Però ecco, una riconciliazione servirebbe molto di più dello spavento di finire diciamo all'interno di un ergastolo stesso. Il Sudafrica è un'idea geniale di Mandela, criticato follemente dai giovani, ma poi è come una carta vincente, poi è uscito proprio da quello scontro fino alla morte tra bianchi e neri. Marullo, Gianfranco, che efficacia può avere fino alla spesa morale? Ma guarda, noi dobbiamo sempre considerare una cosa, che noi siamo un po' un paese emergenziale, no? Penso di venire un po' da pensare 4 bis, 41 bis, 416 bis. Cioè sembra una cosa un po', uno quasi si va a giocare all'otto, no? Allora, cosa significa? Che dal terrorismo, poi si cominciò a fare la legislazione di emergenza, quindi si doveva togliere determinate garanzie e si fecero i carceri speciali, poi con la mafia, spesso creare una regola, il 416 bis, per comprendere poi tutto questo comportamento. Guarda, voglio perdonare che io devo fermarmi perché va la pubblicità, adesso riprendiamo la 416, 2 minuti di pubblicità.